Ecco, professore, siamo qui per la seconda puntata e parliamo un po' di qualcosa di inedito che accadeva appunto durante la Repubblica Italiana. Possiamo parlare, per esempio, in base al ricordo di quel libro bellissimo di Gorghe Zaccaria, il medico personale di Mussolini quando era appunto a Villa Feltrinelli, no? Per esempio come funzionava la sanità, o anche per esempio si parla sempre che poi gli italiani erano per forza soggetti alle direttive tedesche, quando invece ci sono dei fatti che dimostrano il contrario, cioè che quelli che aderivano alla Repubblica Italiana ci tenevano la loro sovranità, e anche i tedeschi fecero vedere, insomma, i soci verdi per quanto riguarda certe direttive che loro volevano assolutamente imporre, come per esempio la salvezza dell'oro della Banca d'Italia operata da quel grandissimo economista, ministro dell'economia della RSI, che fu Domenico Pellegrini Giampietro, di cui lei sta ultimando in queste ultime settimane una, come può capire, una corposa biografia. E quindi le lascio a lei appunto la parola. Sì, guardi, di Pellegrini parlo immediatamente dopo, parlo in chiave personale, perché durante la Repubblica Sociale Italiana io ne sono stato cittadino, e peraltro sono stati cittadini tutti coloro che dal 23 settembre 43 al 28 aprile 45 hanno abitato nei territori ancora non invasi e non occupati dalle forze militari alleate, che avevano iniziato a invadere l'Italia il 9 luglio del 43. Qui va aperta una parentesi: iniziato a invadere l'Italia, ma è ormai accertato che nel giugno del 42 negli Stati Uniti si stavano già stampando le amlire. Mussolini non era ancora stato defenestrato dal capo dello Stato, dal re Savoia, il quale agiva in combutta chiaramente con gli alleati da molto tempo. Mussolini è rimasto in carica fino al 25 luglio al pomeriggio, anche se formalmente avvicendato dalla mattina del 25 luglio con un atto di incarico a quell'altro, a Badoglio, scritto la mattina, non mai approvato dal Parlamento e quindi illegittimo agli effetti giuridici e anche storici. Storici sta di fatto però che il capo del governo italiano dalla sera, dalle diciamo 18 del 25 luglio, formalmente fu Pietro Badoglio. Sì. Io sono stato cittadino della Repubblica Sociale Italiana e anzi, ora che ricordo, vi ho fatto, sono stato studente, ero bambino, quindi ho studiato parte della prima elementare e tutta la seconda elementare. Non nascondo che pur sotto i bombardamenti, pur sotto i drammi della guerra, i problemi eccetera, la vita mia di bambino, che poi ha percorso l'anno scolastico secondo della seconda elementare in un paesino di provincia, perché sfollato da Brescia, veniva bombardata abbondantemente, poteva capire già molte cose, ma nessuno di noi ha sofferto per l'esistenza di una eventuale, come viene raccontata da storici che sono sempre di parte abbastanza mafiosi, sovrintendenza del Reich germanico. La Repubblica Sociale Italiana fu di fatto, di diritto, per la storia, uno Stato che operò in totale assoluta autonomia. Limitazioni avrebbero potuto essercene, ce ne furono,
dal punto di vista militare, ma il discorso non riguardò la popolazione, perché? Perché logicamente la Germania aveva un esercito compatto, la Repubblica Sociale Italiana se lo è dovuto creare ex novo e dalla dissoluzione organizzata a tavolino dagli alleati e dal fuggiasco ex re d'Italia. E questo è un dato di fatto. Funzionavano perfettamente nel centro-nord le ferrovie, anche se bombardate. Funzionava la sanità, funzionavano le scuole, funzionavano le poste andavano con una regolarità tale che continuavano a consegnare la posta un giorno per l'altro e addirittura con consegna nelle città di 3 volte al giorno durante la guerra. Quindi tutto adesso è inutile, i commerci, le attività produttive, ho già sentito agricole queste... e industriali, le aziende, certo c'erano delle limitazioni dovute alla situazione precaria della guerra, c'erano degli indirizzi per cui si dava la preferenza alla costruzione di cannoni, di aerei, di armi, piuttosto che alla costruzione di profumi e balocchi, però venivano ugualmente costruiti e prodotti i profumi e i balocchi, perché tutto andava avanti normalmente. Era così normale la vita che il 25 di aprile 45, contrariamente alle bugie che si raccontano, il 25 di aprile 45 a Milano c'erano gli spettacoli cinematografici e teatrali, e questo non lo può mentire nessuno. Si sono svolti spettacoli e questo succedeva, certo. Sì, sì. C'erano delle regole dettate dalla guerra per le quali c'era un coprifuoco per cui bisognava rincasare a una certa ora, ma questo sono casi normali. Durante la guerra tutto il mondo è così, eh? Tutti i paesi che erano toccati dalla guerra avevano il coprifuoco, questo succedeva a Londra. Persino in Argentina, quando c'è fu la guerra delle Falkland, le città argentine di stasera erano a buio. Si capisce. Allora, questo discorso fondamentale. Tra le tante cose, questa Repubblica Sociale Italiana si è trovata accollato un debito creato dal governo Badoglio, il quale il 27 di luglio già stava insediato a tutti gli effetti, già stava sistemando rapporti con il Reich germanico. E nell'ambito di questi, con incontri iniziati mi pare il 3 di agosto e definiti il 15, ma già il 3 di agosto, aveva iniziato a corrispondere al Reich germanico 3 miliardi, anzi probabilmente erano 3 e mezzo, inizialmente erano 3, poi divennero 3 e mezzo, per il l'apporto militare germanico sul piano del territorio italiano. Mi spiego meglio. Fino a quel momento, cioè fino alla presenza di Mussolini al potere, l'Italia e la Germania combattevano, essendo alleati con altri stati, non dimentichiamo la Romania, la Bulgaria, eccetera, 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 il Giappone, combattevano alla pari e nessuno corrispondeva ad altri un centesimo. Se non che i tedeschi pretesero ed ottennero dal governo Badoglio, per le divisioni che in quel momento erano presenti in Italia e che non erano più le 3 divisioni alla data del 25 luglio, divennero lievemente di più, non moltissime, pretesero ed ottennero 3 miliardi di lire, poi 3 e mezzo al mese. La prima corrispondenza è sicuramente della data del 3 agosto 1943. No, 43, sì, sì. La seconda dovrebbe essere ugualmente del 3 settembre, mentre il governo Badoglio aveva firmato l'armistizio con gli alleati e nel contempo un accordo su 4 punti
anche con i tedeschi. No, ma lei, professor Simmagini, non vi dico, guarda, qui ci vuole proprio una cosa, cioè uno spirito infame, anzi peggio, vedi poco. Cioè, qui vengono dati ai tedeschi, cioè diciamo, corrisponde ai tedeschi delle cifre di compartecipazione allo sforzo bellico in agosto e poi inizio settembre del 43, quando c'era un tradimento in atto, cioè questa è veramente una cosa, non so se sì, ma no, ma in questo, cosa... questo Badoglio è stato coerente, aveva, sì, firmato, sì, aveva raggiunto o firmato, i documenti sono stati fatti sparire, un accordo e lo ha dovuto mantenere, che lo ha rispettato. Quando la Repubblica Sociale Italiana si crea, motu proprio potremmo dire, dal 23 settembre in poi del 43, quando accade questo, il governo che viene insediato tra il 23 e il 30, ma a tutti gli effetti il 30 settembre, ha il problema di questa corresponsione mensile di denaro al Reich germanico. Le cose cambiano, perché di divisioni ne arrivano ad essere addirittura 18 a un certo punto, credo che alla fine di settembre fossero già una dozzina, ma c'era anche un altro problema, che in Germania erano presenti almeno 600.000 cittadini italiani, sì, sì, donne e uomini, attento bene, non trasferiti in Germania a causa dell'8 settembre, perché queste 600.000 persone, probabilmente erano solo 500.000, erano già presenti durante la guerra. Poi sono prigionieri. La scelta personale di molti cittadini italiani, la bambinaia che mi ha visto nascere, era andata in Germania nel 41, era una donna nata a Gualtieri, perché in Germania ovviamente riceveva uno stipendio certamente doppio rispetto a quello che prendeva in Italia. E in Italia e in Germania erano in moltissimi. Allora, i 500.000 individui italiani che erano sicuramente presenti alla data del 26 luglio, alla data dei primi giorni di agosto del 43, avevano un rapporto che doveva essere tutelato anche in Italia. Praticamente le loro rimesse dovevano arrivare in Italia e doveva esserci anche la corresponsione di quelle previdenze di ordine sociale, la pensione eccetera, certo, che invece il governo Badoglio non aveva chiarito. L'8 settembre, dopo l'8 settembre ci furono molti prigionieri italiani che prendono in Germania. No, ecco, dopo l'8 settembre, attento, nemmeno dopo l'8 settembre, dopo molti giorni dall'8 settembre. Sì, sì, insomma, da 8 in avanti. Guareschi, sì, che era ad Alessandria, sì, è stato portato via da Alessandria, mi pare, il 13 settembre. Sì, esatto. 5 giorni dopo. Avanti allo sbandamento dell'esercito italiano dovuto all'assenza totale di direttive, molti scelsero di continuare la guerra a fianco ai tedeschi, esatto, come è successo a mio padre ed anche ad altri, proprio ad Alessandria, e altri invece cercarono di raggiungere le proprie case, altri ancora rimasero lì in attesa. Gli ordini che non arrivano mai. Un giuramento che non c'era mai stato al re, ma era stato fatto un giuramento alla patria, rimasero in attesa di ordini che mai arrivarono. E giustamente, in attesa di questi ordini, i loro amletici dubbi furono sistemati dai tedeschi e caricarono su carri ferroviari e portarono a lavorare in Germania molti militari italiani che erano rimasti lì. Non erano disertori, ma non erano nemmeno militari più, perché non erano al loro posto, e quindi a un certo punto furono facile preda di una sistemazione ambigua comunque, che ha dato poi origine a cefaloni, ad altri episodi, di una sistemazione. Bene. Nell'ambito di tutto questo problema, la Repubblica Sociale Italiana ha corrisposto
per i mesi restanti, cioè ottobre, novembre, dicembre del 43, 7 miliardi e mezzo al Reich germanico. Infatti. Poi 12 nel 44 e 15 nel 45. Ma non come corrispondenza graziosa, senza alcuna contropartita, così come aveva impostato Badoglio, ma nell'ambito di un sistema di regolazione dei rapporti che guardava soprattutto anche alla tutela degli interessi dei lavoratori italiani, compresi anche quelli che furono portati nei campi di lavoro a lavorare ed erano quindi di fatto dei militari sbandati, diventati internati perché non furono mai definiti prigionieri. Infatti. In Germania. Allora, per questo ci fu questa corresponsione di 7,5. Interessantissimo questo. Chiaro. Molto interessante. E 12 per il 44, 15 per il 45. Bene. Questo è un dato di fatto indiscutibile. Certo, bisognava corrispondere questo denaro. E il denaro lo Stato non lo aveva, perché aveva degli introiti bassissimi. E da dove ha attinto il Ministro delle Finanze queste disponibilità? Dove il denaro c'era. Dai fondi della Banca d'Italia, che malgrado tutto era sempre rimasta come banca privata che gestiva le operazioni di tesoreria dello Stato per conto dello Stato, avendola commissariata e asservita totalmente allo Stato, Pellegrini Giampietro ha attinto denaro liquido da quella banca e, non avendo a un certo punto più avuto né necessità di stampare denaro e nemmeno denaro liquido, ha attinto alla riserva aurea. In questo modo ha regolato un vecchio rapporto il 18% della riserva aurea che c'era con l'unione delle banche svizzere e certe banche svizzere, antico che risaliva addirittura alla guerra d'Etiopia, al 35, il resto lo ha in parte corrisposto per una parte modesta al Reich germanico senza farlo uscire però nella totalità dall'Italia. Bene. Lo ha salvato fino non solo al 28 aprile, ma fino al 5 maggio del 45, quando gli alleati se lo sono portato via tutto, soprattutto da Fortezza dove ce n'era una grande parte, e lo hanno portato in giro per il mondo. Infatti, quando il 29 giugno del 1998 il pool dell'oro a 50 anni quasi dalla fine della guerra, 98 anzi no, 50 anni 53 98 anni. Siamo a più di 50 anni appunto, 98 e... 53 anni 53 anni alla fine della guerra il pool dell'oro che ha cercato di regolare tutte le riserve auree che erano in giro per il mondo ha riattribuito all'Italia la titolarità dei lingotti d'oro eccetera che le competevano all'appello. Mancarono 24 tonnellate di oro guarda e ovviamente non sono rimaste nelle tasche né di Benito Mussolini né di Adolfo Hitler e di nessun altro fascista o nazionalsocialista, ma guarda caso si sono dissolte. Quello che è stato restituito pro quota allo Stato italiano, una quota modesta, e alla Banca d'Italia, azienda SPA, che invece ne ha sempre vantato come azienda societaria la totale titolarità senza esserne titolare e senza averne diritto alla proprietà. L'imbroglio è gigantesco, ma io l'ho citato sulla base di dati inoppugnabili, perché la mancanza delle 24 tonnellate è proprio dovuta a una pubblicazione dell'Ufficio Storico della Banca d'Italia che ha chiarito, pubblicato 15 anni fa, ha chiarito la genesi e la storia di questa roba. Grazie professore, veramente eccezionale queste notizie, speriamo che
arriva una legge specialmente di certi storici mafiosi tra lei che comincia a vergognarsi e sputarsi in faccia. Sì, arriveranno alle orecchie di Puffanti come Draghi, come Ciampi, no, eccetera, perché loro sanno hanno già la vocazione certo. Fazio a suo tempo. Bene. Hanno la vocazione ad essere servili ai grandi banchieri usurai che hanno determinato. Sappiamo benissimo questo, purtroppo è così, proprio come dice lei, anzi, è esattamente così. Allora, senti, professor, ci sentiremo per un'altra puntata. E poi andiamo avanti su questi temi perché sono veramente di attualità impressionante, anzi in quel pozzo, ecco, in quel pozzo di quel periodo di tempo che va dal 1913 a 1945, io lo definisco il pozzo classico San Patrizio, perché più si scava e non si finisce mai di trovare. E lei adesso mi ha dato un'ennesima ampia dimostrazione, non solo lei, devo dire, e infatti sono proprio così. Bene, allora ci sentiamo e alla prossima. Alla prossima. Grazie. Tante cose. Buona serata.